28 dicembre, una data che mette notevolmente in difficoltà un intero consiglio comunale. Sostanzialmente non siamo più messi nelle condizioni di poter decidere nulla. Arriva un bilancio di previsione che personalmente dico non ne conosco, non ne ho avuto modo di parlarne, di trattarlo. Sostanzialmente a tavolino sono state decise delle cose. Se noi pensiamo ad un previsionale il 28 di dicembre che deve prevedere che cosa? Per 2 giorni forse noi riusciremo a cambiare le sorti della città dando un indirizzo? Assolutamente no. È costretto questo consiglio ad approvare o non approvare un bilancio di previsione che realmente è stato fatto dai tecnici. Realmente parliamo di somme già spese. Quindi, sinceramente, il ruolo del Consiglio Comunale, offeso, mortificato per l'ennesima volta, non ha nessun valore. Democraticamente i cittadini hanno eletto questo Consiglio Comunale, ma questo Consiglio Comunale non riesce e non riuscirà a dare nessun tipo di risposta perché non è messo nelle condizioni dettate soprattutto da quello che è la nuova normativa fiscale. Ovviamente questo va detto perché l'armonizzazione fiscale ha messo in ginocchio moltissimi comuni. Certamente, certamente, anche a mio modo personale di vedere, colpa di un'amministrazione che va solo verso una direzione, la direzione propria. Concordo in parte rispetto a quanto detto dal collega Marco Vullo, perché è vero che il nostro sistema purtroppo non mette alle condizioni il Consiglio Comunale di poter decidere e incidere e anche influenzare quello che è il bilancio di previsione. Il sistema fiscale adesso in Italia, degli enti locali, è sempre in continua crisi. Siamo assistiamo a una riduzione delle entrate statali non indifferente, a un aumento della tassazione, cosa che noi in Consiglio Comunale purtroppo subiamo e su questo siamo assolutamente d'accordo. Purtroppo, non solo, il fatto che questo Consiglio Comunale ha ereditato una situazione che negli ultimi 30 anni ci ha messo nelle condizioni di amministrare un debito non indifferente di circa 80 milioni di euro, è chiaro ed è evidente che ci viene difficile amministrare e saper gestire un bilancio con un debito non indifferente, un po' come il buon padre di famiglia. Se nel tetto della casa c'è un buco, ci viene difficile ripararlo senza i fondi. È chiaro che la priorità è sistemare il buco del tetto, però se non abbiamo i fondi dobbiamo andare ad amministrare la cosa pubblica un po' come si amministra la propria famiglia. Concordo quindi rispetto con quanto detto dal consigliere Vullo, però purtroppo è una situazione che ereditiamo e che purtroppo tutti insieme dobbiamo saper gestire nel migliore dei modi, nel bene e nell'interesse della città.